Dico, scusi, dottore, sai, noi di Roma Sud sempre il problema. Dico, per pagare, se, sconta, vada dalla signorina, vada, vada. Io andavo pure la prima volta, non è in modo di... Vado alla cassa, va a reception, si chiama Roma Nord, si chiama reception. Radica di noce, devi vedere, un bel tavolino. Da noi si chiama la cassa, ma la stessa cosa. Io arrivo e dico, buongiorno, dico, dovrei pagare la tranquillity di Battista Moretti, fa... Io mi appoggio, sai, noi romani siamo sto fatto, te l'ho detto, no? Io mi appoggio così. Dietro a me c'era un bel signore alto, molto distinto. Io sarei il marito di qualcuno, appoggio così. Sai, un po' se noi si distraemmo, noi di Roma si distraemmo. A un certo punto quella fa. Se si aspetta, prepariamoci piano, perché dico, noi andiamo a cena, io e te, noi tre, quanto potevamo pagare? 100 euro, 130. Se arriva a 5.000 euro, non è per noi. Ci sarà una cresima o una comunione, ma non è per noi. No, dico, non era 5.000, ha detto lei prima, amica mia. Non è 5.000, dice 5.000. Auguri alla bambina, auguri al bambino, ma non è per te, no. Giusto? E arriviamo, Arto, la racconto perché... Così. Poggiato, questa fa. Dico la cifra reale che ha detto lei. Mi fa 1.060. Io non l'ho abbinata a me. Pensavo che era per quello. E ho detto, Romano, ho detto ammassa, non c'ho avuto il coraggio da girarmi. Ho detto ammassa, poraccio. 1.060, una trambata, dico. Ho detto, porca miseria, dico, e che? Un'autopsia, 1.060, dico. E che, si sai? Ah, sbaglio, non ridere. Si sai? Quella mi rimarca a me. Mi fa, signor Battista, ci ha messo il cognome, capito? Però. Signor Battista, 1.060, io mi giro. Tipo Spazzaneve, hai visto? Non ce la faccio. Così. 1.000? Cioè, come se il problema era nei 60. Ma tu guarda che scemo io. Gli do la carta di credito, perché i soldi appena che esci con 1.060 da casa, devi. Allora, no. Quella appena passa, ding ding, ti per il messaggetto, ding ding. Vabbè, dico, mo, appena adesso è andata in macchina, parliamo di questo fatto. No, come 1.060 lo devi dire a qualcuno. A Canza credo nella tomba. Sale in macchina, io le donne le conosco, ne le conosco, perché non si è aperto il discorso, mai. Perché o lei sapeva quanto costava, ma sapeva pure che non ce la portavo, se mi diceva 1.060. Arriviamo a casa, c'era un amico mio, Sergio, ignorante, va più di me. Lui ha moglie e mia suocera qua. Entriamo, c'era, e l'uomo rimane da una parte, e sta amico mio che smozzica le parole come siamo noi, fa, ha fatto, perché non usa il nome, no? Hai visto quando non sai i nomi, noi, no? Quando Marcino, Marcina, che non sai i nomi, c'era, tu re. Che ne sai il numero. E faccio, diciamo, come è andata la cosa? E ho fatto, dico, naggio la miseria. Non so quanto ho pagato. Quanto ho pagato? 160, ma ti ha rubato i soldi. Oh. Ma 160, la pagano 80 euro, 160. Hanno il fesso di Roma Sud, va lì, 160. Io ho detto, mollarti 900, come gli dico? 1.060, siamo più bella spesa. Gli dico, cos'è? 1.060. Mi fa così, mi fa. Così, ma una tranquillità, di che? E dico, te che? Dico, da soldi. E lui mi fa, vabbè, mica gli avrà dati, no? Capito? E poi non gli dà. E dico, e non gli ho dati, ho dato la carta di credito. Mi fa, e fa la denuncia, no? Cioè lui non gli voleva darsi, so. Morale della favola. E lui mi fa, poi non strillante, scallante, poi gli ascinta, dentro la panza arrivano gli input, i messaggi, ragazzina. Capisce, oh, ma avesse mi detto, mi sono avvicinato alla pancia, facevo 1.060, intanto pure un po' per volta, capisce?